Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Megaton Musashi Wired. Nello scorso video ne sono successe di tutti i colori, oltre ad aver affrontato diversi Draktor, ho anche cercato di modificare il Rogue, ma non è andata bene perché è più forte quello che avevo già prima, quindi niente da fare, ma abbiamo scoperto che Jun Kirishima, questa ragazza che adesso stiamo controllando, è la leader di una band, di una banda di teppisti. Eccola qua, va che cammina per dritto, e deve incontrarsi da Bennis con un datore di lavoro che le ha promesso una specie di lavoro più remunerativo rispetto a quello che sta facendo in questo momento, perché deve comunque mantenere un certo stile di vita per non sembrare una stracciona. E beh, vediamo un po' cosa da dirci. Magari questo è un lavoro migliore che di un cantiere. Mettiamo subito le cose in chiaro, non ho bisogno di nessuno che mi faccia da paparino. In pratica lei non vuole lo sugar daddy. Paparino? E che diavolo sarebbe? Non fare finto tonto, Boomer. Dimmi solo perché mi hai fatta venire qui. Senti, non sono ancora del tutto convinto, ma tu sei uno dei candidati. Una dei candidati? Per cosa? Un concorso di bellezza? Da dove posso cominciare? Gliel'avevo detto che non ero la persona giusta per farlo. Accidenti, forza, sputa e rospo! So che sarà difficile da credere, ma ecco qui. Devi sapere che l'intera città è finta. Non fermarti, continua, raccontami tutto! Ho stuzzicato la tua curiosità, eh? Allora torniamo al cantiere. Proprio adesso! E perché là dietro? Andrà tutto bene. Vieni e basta. Probabilmente al cantiere perché è uno dei punti di accesso per l'hangar dei Rogue. Bene, siamo qui, ma non vedo nulla. Scendi giù per il tombino. Che cosa? Ma che problemi hai? Seguimi e basta con le chiacchiere. Sì, fra, però, non è che puoi dire a una ragazza seguimi giù per un tombino, basta con le chiacchiere, così è passivo-aggressivo, insomma. Dove siamo? Dove mi stai portando? Boomer. Ah, però anche lei con Boomer. Siamo nel 2180, non credo che questo uomo sia del 1960, eh? Anche se oggi Boomer ha una connotazione diversa, ok. E comunque non dovrebbe usarlo a caso, perché Boomer non è che indica solo una persona che ha oltre i 40-50 anni, ma indica una cosa totalmente diversa. Aspetta, che cos'è questo posto? E che cos'è quell'affare gigantesco? Non sta a me spiegartelo. Forza, proseguiamo. Il percorso panoramico si trova poco più avanti. Lì ti dirò tutto. Tutto. Tutto quello che vuoi sapere. Sarà questo il mistero che stavo inseguendo? Sarà questa la risposta che stavo cercando? Allora, al momento mi sento da dire che l'unica pecca grande di questo gioco sono i dialoghi, sono davvero pessimi. Non tanto quello che dicono, ma la traduzione intendo. Sono un po' ripetitivi e sembrano quasi tradotti tanto per tradurli. Non so se mi sono spiegato bene, ma il succo è questo. Gliel'avevo detto che non sono bravo a spiegare questa roba. No, no, ho capito tutto. Sì, ora mi è tutto chiaro. Tutte le risposte che stavo cercando, tutti i misteri della città svelati. Ora lo sai. La città è un rifugio, isolato dalla devastazione che c'è là fuori. Questa è la realtà che abbiamo nascosto. Lo so fin troppo bene. Questa cosa mi divora da così tanto tempo. Giù. Mi sa che devo ringraziarti, Boomer. Allora, qual è il lavoro che avevi in mente per me? I tuoi talenti non sono passati inosservati. Sei stata scelta per diventare un soldato. Un soldato? In un certo senso, un pilota di un robot da combattimento. È comprensibile che tu sia confusa. A dire il vero, sono contrario a far combattere le ragazze. Accetto! Così senza pensarci. Beh, allora mi sa che entriamo subito in azione. Perché cos'è l'allarme? Niente di buono. Aspetta qui. Cosa? Mi stai davvero lasciando qui? Ehi, Boomer! Se n'è andato sul serio? E ora? Pilotare un robot, eh? Sembra divertente. Sono sicura che non gli importerà se dà un'occhiata in giro. Credo proprio di no. Un po' più forte del solito. Di che si tratta, comandante? Chi ha parlato?
Poverino questo, mamma mia. Devi reagire. Lasciami indovinare, di nuovo quei bulli? No. Non so se può servire, ma hai provato a parlare con il consulente scolastico? No, non serve. Dici? Beh, fammi sapere se le cose si mettono male. Ci vediamo. Ah, il mio braccio è rotto, vero? Dovrò andare a casa a ripararlo. Oh, ecco! Stavo per fare la domanda, ma che cos'è? Un robot? Un androide? Takumi Kindaichi. Ho visto il tuo braccio. Posso sistemarlo? Tu sei un androide, giusto? Ho capito subito che non eri normale, per via del fatto che... Beh... Ma guardate, mi parlo come un vero esperto di robotica. Cosa? Meglio non parlare qui. Andiamo a casa mia. Lo prendo per un sì. Andiamo. Ehi, aspetta! Ah, abita qui, abita. Interessante. Ora va tutto bene. Ma anche la divisa ha riparato. 32 minuti e 12 secondi più veloce di quanto avrei potuto fare io. Niente male. Mio padre è un ingegnere robotico. Ho letto tutti i suoi libri da cima a fondo. In ogni modo sei un androide per la gestione dello stress, vero? Attiri i bulli di proposito per proteggere le potenziali vittime. Il risultato di una società troppo stressante. Tu lo sapevi? So un sacco di cose, tipo che la città è finta. Sì, ti voglio mostrare una cosa interessante. Conosci i cantieri vicino ai negozi? Stanno costruendo qualcosa? Cos'è successo? È ancora un segreto? Ti vale andarci ora? Ok. Quindi, che la città è finta è un po' il segreto di Pulcinella, mi sembra di capire. Cioè, è un segreto, ma lo sanno tutti. Vedi quel tombino? Entra lì dentro e scendi. Vuoi che scenda giù di lì? Abbiamo il permesso di farlo? Non preoccuparti, va tutto bene. Ah, quindi lui potrebbe essere il figlio di uno di questi che lavorano con i rogue. Dove stiamo andando, Takumi? In un posto segreto. Oh, ma io ti ho già visto. Sei tu che ti avvicini sempre camminando in punta di piedi per sbirciare i miei piccoli rogue. Perché ancora nella fase di assemblaggio? Ormai dovrebbe essere finito. Né perché dovrebbe importarmene della tua opinione? Non ho intenzione di farmi dire cosa fare da un moccioso. Oh, e tu chi saresti? Fammi dare un'occhiata. Capisco, la velocità di rotazione del motore non sta aumentando. Probabilmente c'è un problema con il programma di interblocco delle prese a conduzione. A giudicare dal suo aspetto, direi che è di sicuro ancora incompleto. Accidenti, a quanto pare te ne intendi. Considerami incuriosito. Wow, questo è un allarme per quando i nemici attaccano? Praticamente siamo tutti quanti nello stesso momento, insieme. Yamato, eccoti qui. Ciao, proprio quando stavo per fare un pisolino. Al nemico non importa nulla se hai sonno. Ora preparati al dispiegamento. Maledetti tractor, mi sa che mi metterò a contare loro invece delle pecore. Ottima scelta, Yamato. Ora controllo Yamato. Ok. È il momento di menare un po' le mani. Missioni con nuove difficoltà sbloccate. Sarà il caso di farne alcune? Lama furibonda. Vediamo un po'. Abbiamo però Green Asa, 0 numero 6 e Robinson. Ok. Quindi non c'è Reishi con noi oggi? Ah, vorrei solo dormire.
Niente di meglio di una piccola zuffa prima di andare a letto. Personalmente ero troppo su di giri per dormire. Reggie non viene stavolta? Immagino di no. Lui fa parte della squadra del laboratorio, quindi deve avere ordini diversi. Sarà. Infatti l'avevo notato che non c'era. Oh no! Anche tu sei un pilota, Yamato Ichidaji dov'è finito? Fallo venire qui! Uccidere i piloti a sangue freddo. Avete così paura di noi terrestri? Paura? Ti sbagli di grosso. Ho intenzione di ucciderti per mettere le mani sul dono dell'evoluzione. Il dono dell'evoluzione? Un gene delle caratteristiche uniche che ci permette di adattarci perfettamente all'atmosfera del pianeta. Ma allora perché volete uccidere noi piloti? Il vostro talento in combattimento è altamente compatibile con il nostro codice genetico. Ora fai il bravo e dimmi dove posso trovare Yamato Ichidaiji. Bucci, attento! Silenzio! No! Che cosa? Avrei voluto eliminare voi cavi una dopo l'altra, ma non importa. Ora mi diverterà ad annientarti con calma. Qui la faccenda si fa seria. Non penso che il Reiji ci rimetterà le penne. È un pilota. Pilota identificato, Yamato Ichidaiji, sistema sbloccato. Ryugo, Teru, andiamo! Li pesteremo a sangue! Wow, oggi sei perfino più furioso del solito, Yamato! Non puoi dirlo in modo più gradevole, tipo li massacreremo o qualcosa del genere? A dire il vero, sono un po' inquietante. Sì, in effetti massacrare è più brutto di pestare a sangue. Non so per quale ragione, ma suona così. Allora lo so, le gambe sono quello che sono, però. Dai! Sai, ultimamente mi sento bene, sento che oggi sarà una vittoria facile. Non essere troppo compiaciuto, rischi di fallire miseramente. È tipico degli idioti essere presuntuosi. Chi hai chiamato idiota, idiota? Basta con le chiacchiere. Ricevuto. Beh, è quello che dico anch'io, basta con le chiacchiere. Meniamo le mani! Non è così male però, dai. Pensavo peggio. Oh, là c'è un tornado. Facciamo fuori chiunque ci ostacoli. Vediamo un po' queste nuove lame come sono. Belle. Oh, ti faccio fare la ricalibrazione all'asse, eh. Stai attento. Oddio, che è un cabuto questo, che roba è, oh. Mentre puntavo un altro, ho sconfitto un altro. Stavo puntando uno, ma colpiva quell'altro. Va bene, meglio così. Preparare il trasporto del disgiuntore? Cosa? Sì, quelli sono dei cabuto. Sono del tipo fortissimi, credo. Ah, fanno anche la difesa, fanno. Ma devo attaccarli tipo da dietro per fare danno? Eh sì, mi sa proprio di sì, eccolo là. Accidenti. Nuova arma disgiuntore equipaggiata. Dov'è? Questo, ok. Wow! Ma è la spada di Gatsu questa, dai! Poche chiacchiere, poche chiacchiere, guardala! È un enorme blocco di ferro. Non si può definire arma. E la uso alla stessa maniera di Gatsu, dai! Ma che stai fa... Ma che stiamo facendo? Ah, per favore. Vabbè. Dai, dai, non... Wow! Mamma mia, quanto è forte! E vabbè però, ragazzi, cioè... Wow! Allora, no, il Kakugo, facciamo questo qui, attacco curioso, magari. Oh, mi hanno fatto un po' di male i nemici, eh? Accidenti. È la prima volta che ci riescono. Ma con due attacchi! Ma è fortissimo!
Tu, vieni qua, tu cargo. Mamma mia, ragazzi, che bellezze. Ah, ora arriva il nemico grosso. Ma che succede? Tu? Anche Yamato è un pilota? Osserva attentamente. Un giorno anche tu combatterai là fuori. Una vera battaglia. Passare alle tattiche del Rogue di classe Megaton in solitaria. Squadra di Bushi, formazione di retroguardia. Noi faremo da supporto. Yamato, quella lama è potente, ma consuma una grande quantità di energia. Usala con cautela. Ricevuto. Davvero? Fantastico, sta succedendo davvero. Ai ai ai, corno classe fusione. Ai ai ai, lui mi sa che è tosto. Ecco qua, dai. Fa male questa, eh. Ah, è cascato? Ok. Me lo punti, grazie. Meglio così. Ragazzi, ok, ora non prende danno perché c'è qualcosa che deve andare. Sì, deve succedere qualche tipo di evento. Sarebbe inutile combattere ora, ritiriamoci. Croce del Sud al 100%, carica è pronta, Yamato, ok. Ah, questa qui. Ryugo, continua a dare energia! Cosa, ne sei sicuro? 120%! Distruggere il serbatoio energetico! Il motore di propulsione rischia di esplodere! Se esplode tanto meglio, non fermarti! Continua a dare energia, Yugo! Ma a 180%! Cosa stai facendo? La fusoliera non reggerà! Potrebbe essere necessario disattivare i sistemi di comando! Preparare lo scollegamento forzato! Ryugo, solo un altro po'! Carica del 200%! Oh, non voglio saltare in aria! Ora fallo a pezzi! Wow, stupendo. È un vero psicopatico. Eh già. Chiama la mamma. Wow, bellissimo. Abbiamo Arthur, braccio destro, braccio sinistro, anche altri colori ovviamente. Abbiamo anche il corpo di Arthur. Wow, che bello. Ottimo lavoro, gente. Una vera battaglia. Hai paura? No, mi sento viva. Che cosa? Yamato deve imparare un po' di disciplina. Non può mettere in pericolo quel modo i suoi compagni. È vero, ma mi chiedo se sia il caso di reclutare il bambino prodigio. Già, ma non lo sai? È il figlio del dottor Haruma, colui che ha progettato il Musashi. Ehi, Yamato! Come va, Kyoka? Si tratta di Sakura. Ultimamente non è più lei. Suo padre è morto, quindi potrebbe anche starci, ma non è semplicemente triste. So che sei preoccupata per la tua amica, ma credi davvero di poterci fare qualcosa? Mi sa che hai ragione. Ti chiedo scusa, lasciamo perdere. D'accordo. Ha tutta l'aria di una riprogrammazione mentale. Se è così, farò meglio a tenerla d'occhio. Più andiamo avanti, più il mistero si infittisce.
Oh, missione per sbloccare Getter Robo. I misteriosi raggi cosmici aggiunta. Missione per sbloccare Mazinga Z. Dio o demone aggiunta. No, ragazzi, questo lo andiamo subito a fare. Accidenti. Oh, che bello. Oh, quanto è bello quando vola. Ehi, quanto è veloce. Questo è leggero, mi sa, eh. Quante armi c'ha? Ok, quelle classiche, due. Una per sparare e una per menare corpo a corpo. Bene. Aia, quella l'ha preso forte, l'ha presa, eh. Bene. Bella quella. Sì, tranquillo, è andato. Prendilo qui, grande. Va bene, non c'è problema. Pronto a usare le mie armi migliori contro. Getter Tomahawk. Tomahawk, mamma mia che bello. Oh. Mamma mia. Che belle. Allora andiamo a fare anche Dio o Demone, perché praticamente il nome di Mazinga in giapponese è Majinga e Majin significa demone, diavolo. Dov'è il nemico? Dov'è il nemico, eh? Ah, eccolo qua. Oi, oi. Razzi fotonici! Bene. Però non è servito a molto. Oio, sbagliato, 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 sbagliato. Pugno atomico! Ora disintegrato! Basta con sti cosi, per favore. I Kabuto basta, eh. Sì, li chiama corno il gioco, ma sono Kabuto. Il nome è quello, in realtà. Credo, perché sono dei Kabuto, effettivamente, quindi. Ok. Bingo. Una vittoria dietro l'altra oggi. Aia, quello gigante ora arriva. Corno, classe fusione. Lui potrebbe dare un po' di noia, sì. Vai, razzi fotonici! Sì, purtroppo non riesco a capire dove sono.
Aia. Bene. Fatta. Bene. Vabbè, lo direi continuare a menare, andate. Vorrei provare a metterlo più vicino, ma non so, non ci riesco. Bellissimo. Mamma mia, che bello. Ora bisognerebbe fare anche, cioè dovrei scaricare l'aggiornamento e fare la missione con il Grandizer. Direi allora che possiamo chiuderla qui, amici, per questo video è tutto. Ovviamente vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!